Possiamo iniziare prima, facciamo subito. Ok. Noi siamo la parte bella dei VCS belli, Sicuramente. quelli con la barba e la faccia da culo. Più o meno. Le Non dire queste registrazioni. Se cose, deve aggiungerci volevo. anche. E il discorso che c'era Katta che ci picchiava se No, sbagliava. non dire queste cose. Praticamente. Non è vero, parlo io che tu non Ok, sei. inizio a tagliare Allora, questa parte la taglio. c'è la batteria? C'è la batteria. Sì. Allora, noi DCS siamo. Non va bene. Stavo pensando, cosa stavi Ok, dicendo? no. Le parti di chitarra. Allora, Ok. parte di chitarra. Allora. Ah, comunque, dai, facciamo inserire prima che si scarica. E a differenza del basso e della batteria che sono state registrate una volta sola ognuna, la chitarra ha avuto tante sovraincisioni per avere un muro di suono proprio Sputino in faccia. Più che altro abbiamo cercato anche di giocare un attimo sul discorso di ottave alte, ottave basse, insomma di fare un qualcosa che potevamo solamente ricreare in studio con più registrazioni. Recentemente preso due nuovi membri del gruppo. Il primo è bellissimo, Federico Medana, che è tipo il bassista più è il bassista più bello del mondo. cuccioloso, proprio cuccioloso. Voi lo vedete in faccia, vedete proprio. Medana, è proprio Medana, cioè. È proprio vero. E poi c'è tipo Marco che. Cazzo. Tipo. Marco ha il pisello proprio grosso. No, medio. Medio, vero? Non Medio. ci essere C'è il cazzo medio, non grosso medio. No, Marco c'ha il cazzo medio, tipo il muro di suono si è indrossato ancora. Schiare dalla fine tutto copiato. Sono tre riff e poi viene tutto copiato. Infatti, così facciamo almeno due pezzi. Per la sovienza delle falle? No, facciamo Rise, che secondo me è Ragazzi, guardate che perdiamo un po' di Lo so, e finiamo Rise. Tanto che facciamo parlo. Sì. Adesso che siamo tirati così, facciamo domani che abbiamo la prima mattina, facciamo subito scherzo. Ma non ha senso, facciamo così. Le chitarre abbiamo registrate inizialmente con il PV5150, poi ci sembrava un suono un po' troppo scontato e cacciaroni. Cacciaroni. Abbiamo visto come usciva con una Engel, e mischiando anche in alcune parti due suoni, una Engel, una PV o con altri, comunque, alcune altre testate che ci sembravano adatte per rendere il suono un po' più. Lo scopo era quello di creare un suono più vero possibile, utilizzando anche la diversità delle varie testate. Quindi in questo modo viene un suono unico, un qualcosa che riuscite a sentire solamente nel nostro CD, però che comunque richiama certe sonorità di alcune band, tipo Machine Head, Gojira, comunque qualcosa insomma di pesante. Abbiamo registrato con un Axe che ci dà la possibilità sostanzialmente di scegliere suoni anche in lavoro di post-registrazione. Poi adesso abbiamo deciso comunque già che suono mettere, il risultato è stato abbastanza soddisfacente. Anche perché comunque già come diceva Federico, il registrare è stato un lavoro lungo, ok, però abbastanza contenuto, mentre il discorso del scegliere il suono, del remix, del tagliare le parti, del Remix. sistemarle, remix. Del sistemare le parti è stato davvero un lavoro frustrante, cioè tipo, è stato lunghissimo. Monellino Pronto? ribellino! Registro già te quello. Registro già io, E no, c'è anche il ritorno di quello lì, però vuoi che lo faccio prima io? No, faccio prima io, che così c'è Però la devi base. farlo. Facciamole così, cominciamo a fare questo. Wow, spieghi davvero bene. Dammi pure. So spiegare le cose perché noi sappiamo le cose. Gli CS sanno spiegare, spiegano.
ci tocca gestire un po' anche l'aspetto che sta dietro il gruppo, dato che comunque siamo quelli un po' più attaccati ai social. Io ho organizzato anche altri concerti al di fuori, quindi quelli della band, e sostanzialmente i contatti dei concerti tutti li gestisco io, poi parlandone con i ragazzi scegliamo quale concerto è meglio, quale vogliamo fare in una certa data, quale vogliamo scartare. Mentre io mi occupo della gestione con il pubblico, quindi del gestire il profilo Facebook, il profilo YouTube, e alla fine secondo me è una cosa anche abbastanza importante, perché comunque puoi essere un musicista della Madonna, non nel nostro caso, però comunque se non sai in qualche modo venderti o vendere la tua musica non riesci ad arrivare all'orecchio di nessuno. Fammi un saluto bellissimo come fanno tutti gli altri. Spatti Massimo, raccontiamogli cos'è uno spatè. Lo spatè è quando prendi i testicoli, guardi una persona negli occhi con amore e inizia sfatà spatè. Però sai quando sono sudati tipo fanno un cosiddetto il rumorino di ciabatta bagnata, insomma. Secondo capito.